Buonasera e benvenuti alla Panoramica settimanale. Presso il Comitato Locale di Montegrande è stato firmato un contratto per l'affitto di spazi destinati a due nuovi ambulatori di medicina generale. Questo accordo tra le case della salute dell'Istria e la città di Pola rappresenta un passo importante verso il miglioramento dei servizi sanitari locali. Il progetto vede la partecipazione delle case della salute dell'Istria e la città di Pola. Gli ambienti messi a disposizione dalla città per un periodo di 10 anni saranno trasformati in ambulatori grazie a un investimento di 68.000 euro stanziato dalla regione istriana. Alla cerimonia erano presenti il vicepresidente della regione Tullio De Metlica, il sindaco di Pola Filip Zoricic, il direttore delle case della salute dell'Istria Nicolas Grablic, la vice sindaco di Pola Ivona Mocenic e l'assessore regionale per la sanità e la assistenza sociale Gordon Antic, insieme ad altri rappresentanti del comitato locale. Il sindaco Zoricic ha evidenziato come questa firma rappresenti un passo positivo nella collaborazione tra istituzioni cittadine e regionali. Questa firma rappresenta un passo positivo, frutto di una collaborazione congiunta tra le istituzioni cittadine e regionali. Un ringraziamento speciale alla mia vice e a tutta la squadra di persone che si sono impegnate in questo, alle case della salute dell'Istria, ai direttori precedenti attuali, alla regione e all'assessorato di Gordon Antic. Sono felice che grazie alla collaborazione avremo qui due ambulatori per le esigenze dei nostri cittadini, soprattutto di Montegrande e Stignano. Questo è importante perché attraverso il comitato locale è più facile capire le vere esigenze dei cittadini. Credo che continueremo su questa strada e svilupperemo ulteriormente la collaborazione tra le nostre istituzioni pubbliche. Quando parliamo della salute e dei bisogni quotidiani delle persone, proprio questo è il ruolo della comunità locale e della regione: dimostrare attraverso questo tipo di servizi e di cooperazione che dobbiamo comunicare ogni giorno con le persone, ha detto Zoricic. Anche il vicepresidente della regione, Tullio De Metlica, ha sottolineato l'importanza di questo investimento. Le nostre priorità sono gli investimenti nella sanità, nell'assistenza sociale e nell'istruzione. Questo progetto dimostra l'impegno della regione nel garantire uno sviluppo uniforme in tutta l'Istria, offrendo servizi sanitari migliori ai cittadini. L'obiettivo è sviluppare un'assistenza sanitaria più vicina e accessibile ai cittadini. Grazie alla cessione dei locali e all'apertura di due ambulatori, raggiungiamo questo obiettivo, ha affermato De Metlica. Dopo l'adeguamento degli spazi avremo due ambulatori di medicina di famiglia, un spogliatoio e una sala d'attesa. Questo miglioramento non solo alzerà il livello delle cure offerte, ma creerà anche le condizioni per attirare nuovo personale medico, ha affermato il direttore delle case della salute dell'Istria, Nicolas Grablic. La vice sindaco Ivona Mocenic ha evidenziato la crescita demografica nelle zone di Montegrande e Stignano, sottolineando l'importanza di fornire un'assistenza sanitaria accessibile e di qualità. Montegrande e Stignano sono quartieri in rapida crescita. Garantire assistenza sanitaria di qualità e accessibile è una nostra priorità. L'apertura di questi ambulatori è solo l'inizio di un piano più ampio per istituire centri sanitari che coprano più comitati locali. L'apertura di nuovi ambulatori testimonia l'importanza della collaborazione tra le istituzioni per rispondere alle esigenze dei cittadini. La realizzazione di questi ambulatori rappresenta un miglioramento concreto per la qualità della vita a Montegrande e Stignano, hanno concluso i presenti. Dopo 3 mesi di trattative è stato sottoscritto il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle scuole materne della città di Umago. Vediamo i dettagli. Nel quadro di un costante dialogo sociale con tutti i dipendenti del settore pubblico è stato firmato presso il municipio di Umago il nuovo contratto collettivo che garantisce migliori condizioni salariali per i dipendenti delle istituzioni prescolari di Umago. Alla firma hanno presenziato il sindaco di Umago, Willy Bassanese, i rappresentanti delle istituzioni umaghesi per l'educazione prescolare, tra cui l'asilo Nido Duga e la scuola materna italiana Girotondo, nonché il sindacato delle istituzioni fondate dalla città di Umago. Le trattative sono state costruttive negli ultimi 3 mesi, ci sono svolti diversi incontri appunto con la nostra città. Siamo abbastanza soddisfatti del livello del dialogo ottenuto, per questo è il terzo già aumento in un anno, però comunque la nostra posizione che il nostro lavoro comunque negli asili è un po' sottovalutato e per questo motivo continueremo con i negozianti in autunno con l'obiettivo di paragonare il nostro stipendio con le scuole primarie. Ecco, comunque che abbiamo ottenuto dei grandi risultati, soddisfacenti con la città. Abbiamo discusso della questione con la direttrice della scuola materna Girotondo. Si tratta di aumenti salariali più significativi rispetto a quelli accordati finora,
La firma di questo contratto è un indicatore concreto dell'impegno continuato nel migliorare le condizioni nel settore prescolare, innanzitutto con investimenti nelle infrastrutture, con il rispetto degli standard pedagogici, specialmente riguardante il numero dei bambini iscritti nei vari gruppi educativi, e anche nei confronti dei dipendenti, ossia l'aumento dello stipendio. Si è anche giunti a questi risultati grazie ad un dialogo aperto, continuato, tra tutte le parti firmatarie, ovvero tra il fondatore delle istituzioni e i sindacati inclusi. Abbiamo due sindacati inclusi e speriamo tutti di continuare di questo passo per migliorare sempre più le condizioni di tutti coloro che fanno parte del settore prescolare della nostra città. La scuola materna Girotondo accoglie numerosi bambini. La nostra scuola materna è il Girotondo di Umago, scuola materna con lingua di insegnamento italiana. Siamo molto numerosi, siamo contenti di questo. Infatti abbiamo 18 gruppi educativi, quest'anno ci saranno 6 gruppi della fascia d'età del nido e 12 gruppi della fascia d'età dell'asilo. Contiamo ben 260 bambini iscritti che dal 1 settembre inizieranno a frequentare la nostra istituzione e ciò ci rende felici e orgogliosi. Il sindaco di Umago ha espresso soddisfazione per l'accordo, sottolineando che il contratto collettivo deve riflettere la responsabilità e la comprensione reciproca di tutte le parti coinvolte. Ha anche evidenziato l'importanza di bilanciare adeguatamente i fondi pubblici per finanziare il sistema e il costo dei servizi per mantenere un sistema educativo efficiente e di alta qualità. Per quanto riguarda sì, comunque diciamo anche se c'è stato un leggero aumento, come ho già detto prima 3 volte in questo anno, comunque la nostra posizione rimane che il nostro lavoro, diciamo negli asili lo stipendio è sottovalutato e anche il lavoro che viene fatto, e per questo motivo comunque continueremo con i negoziati in autunno, con appunto l'obiettivo di paragonare il nostro stipendio con le scuole primarie. Presso il centro imprenditoriale Coworking Apola si è tenuta la prima conferenza centroeuropea e mediterranea sulle nuove tecnologie, la società e lo sviluppo. Un evento che ha riunito illustri scienziati ed esperti del settore provenienti da tutto il mondo. La conferenza, nata dalla collaborazione tra università e aziende tecnologiche globali, ha sottolineato l'impegno nel promuovere e condividere la conoscenza nel campo della tecnologia. Gli organizzatori si sono dichiarati più che soddisfatti della partecipazione. Dei 10 autori inizialmente previsti, sono intervenuti oltre 70 esperti. Nel comitato scientifico ci sono persone provenienti da diverse parti del mondo, dal Brasile, Estonia, Norvegia fino all'Austria. Quello che mi entusiasma molto è che siamo riusciti a portare a Pola alcune persone davvero interessanti. Questa è la prima edizione della conferenza e speriamo di poter presto dire di essere una conferenza pet friendly. Abbiamo capito che molte persone hanno animali domestici e se vogliamo considerarci membri di una società migliore, anche i nostri animali meritano un posto, anche alla nostra conferenza, ha detto l'organizzatore della conferenza, il professor Sven Maricic. La tecnologia è importante perché ricopre praticamente ormai ogni settore della nostra vita, oltre al scambiarsi le buone pratiche. Credo sia importante anche proprio discutere, aprire il dialogo sull'influenza che le tecnologie hanno sugli aspetti del nostro vivere. Durante la giornata i partecipanti hanno preso parte a numerosi laboratori e tavole rotonde dove sono stati discussi temi fondamentali quali le tecnologie innovative, la società, la medicina e l'integrazione tecnologica, lo sviluppo sostenibile attraverso la tecnologia, la sicurezza informatica e la protezione dei dati, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico. La conferenza ha fornito anche una piattaforma preziosa per stabilire nuove collaborazioni tra istituzioni accademiche e industria, stimolando ulteriormente le sinergie di ricerca e le innovazioni. Questa conferenza è una grandissima cosa per facoltà tecnica perché c'è una sostanza che fa insieme tutte le tecnologie che sono attuali e poi c'è anche diciamo un adesivo tra maestri, insegnanti e studenti. Con un'alta affluenza e un forte spirito di collaborazione, la prima conferenza centroeuropea e mediterranea sulle nuove tecnologie, la società e lo sviluppo si conclude con grande successo, lasciando una traccia significativa per il futuro della tecnologia e delle sue applicazioni nella società.
Sebbene gli alloggi familiari registrino un calo del 10%, l'Istria rimane una delle destinazioni turistiche preferite da numerosi visitatori. Abbiamo verificato la loro soddisfazione riguardo a qualità e prezzi nel servizio che segue. Mia sorella è stata in gita a Ragusa ed è rimasta entusiasta, così abbiamo deciso anche noi di visitare la Croazia. Non abbiamo alcuna lamentela sui prezzi, che sono molto simili a quelli della Francia. Siamo qui per la prima volta e siamo venute per un addio al nubilato. Ci stiamo godendo il bel tempo e domani andremo a fare un giro in barca. Ma sicuramente i prezzi sono aumentati rispetto all'anno scorso, questo si nota. Ciò che mi ha davvero sorpreso è che nelle taverne, intendo le cosiddette konobe, i prezzi erano molto più ragionevoli e la qualità del cibo era eccellente, pari a quella che si trova in Austria o in Germania, però non c'è più la differenza di un tempo. In Italia, ad esempio, i ristoranti sono molto più economici. Ciò che mi ha colpito è che le taverne offrono un livello di qualità pari ai ristoranti. Sarebbe più accettabile se i ristoranti avessero prezzi più alti. Purtroppo siamo arrivati a questo punto. Ogni anno i prezzi aumentano sempre di più e quest'anno penso che siano 3 volte più alti rispetto all'ultima volta che siamo stati qui, che è stato 4 anni fa. Questo vi farà desistere dal venire o pensate che sia un fenomeno generale di aumento dei prezzi? No, ma probabilmente cambiamo destinazione ogni 2 anni. Siamo stati a Pola, in Sardegna, ovunque i prezzi sono aumentati, ma soprattutto in Croazia, penso a causa dell'entrata nell'Unione Europea. Non invidio le persone che vivono qui, credo che i redditi non siano così alti mentre i prezzi turistici sono aumentati. Il presidente dell'Associazione delle agenzie di viaggio presso la Camera di Commercio croata ha dichiarato che il numero di visitatori è simile a quello dell'anno scorso, tuttavia l'occupazione dei posti letto è inferiore a causa dell'aumento della capacità ricettiva. Per quanto riguarda i prezzi, essi sono già scesi. Per raggiungere questi numeri, gran parte di coloro che operano in questo mercato turistico hanno dovuto adattare i prezzi alla domanda. D'altra parte abbiamo avuto una diminuzione significativa del mercato tedesco, che poteva comunque assorbire prezzi un po' più alti. Se abbiamo cercato ospiti in altri paesi, dovevamo adattarci anche a questo. Nel giro di 10 anni abbiamo raddoppiato la capacità ricettiva e l'Istria è molto vicina a 500.000 di posti letto registrati, 2,5 volte il numero dei residenti. Ha sottolineato così Sgomba, aggiungendo che la domanda non sta tenendo il passo con l'aumento delle capacità. Questo porterà quindi alla possibile eliminazione di tali capacità o alla riduzione dei prezzi fino a raggiungere un livello economicamente sostenibile. Nella località di Vinesa d'Albona i lavori di costruzione delle strutture accessorie dello stadio di calcio con erba sintetica stanno per concludersi e questo nuovissimo centro sportivo sta prendendo le sue forme finali. Dopo il completamento dei lavori per la costruzione dello stadio con erba sintetica è stata avviata una gara d'appalto per la seconda fase del progetto che è ora in fase di realizzazione e comprende la costruzione delle strutture accessorie e delle tribune del campo. Su stazione, c'è stazione. Ci sono diversi spogliatoi, 4 per i giocatori, per gli arbitri e per i delegati e c'è anche un'infermeria. Inoltre c'è uno spazio che avrà le tribune sul tetto, per così dire. Questa è l'uscita verso il campo e penso che una volta completato tutto, nonostante quest'autunno, inverno, primavera, estate abbiamo avuto tantissimi allenamenti e persino alcune partite, quando le tribune e gli spogliatoi saranno pronti avremo davvero un gioiello. La comunità calcistica di Albona ha così ottenuto ciò che cercava da anni. Siamo riusciti ad ottenere fondi dal Ministero dello Sport e del Turismo, dalla Federazione Calcistica Croata e il resto è stato finanziato attraverso il bilancio della città di Albona per l'anno scorso e per quest'anno. Credo che entro l'inizio della prossima metà della stagione invernale, o meglio primaverile, quello che intendo è verso febbraio, otterremo tutti i documenti necessari. Tutto sarà completato e apriremo ufficialmente il centro sportivo che sarà pronto per essere utilizzato anche per le partite. L'intero importo per il campo è stato coperto dalla città di Albona che ha stanziato a tal fine 450.000 euro.
La federazione calcistica croata ha installato questa superficie sul campo preparato con un costo complessivo di circa 1 milione di euro. Successivamente abbiamo ricevuto 170.000 euro dal Ministero dello Sport e del Turismo e abbiamo stipulato un contratto tramite gara d'appalto pubblica. L'offerta più conveniente è stata quella della ditta Decont per 750.000 euro più IVA. Inoltre non dimentichiamo che una strada di accesso e un parcheggio saranno realizzati sul lato destro. La gara d'appalto è in corso e non appena il contratto sarà firmato con l'offerta più vantaggiosa, procederemo. Pertanto per la strada di accesso è requisito del permesso di gestione per l'edificio, l'intero complesso, ovvero l'edificio, le tribune, le strade d'accesso e il parcheggio, dovrebbe ottenere il permesso di gestione che stimo sarà pronto entro febbraio 2025. Oltre al campo, come parte della struttura, è prevista la costruzione di tribune con 132 posti a sedere, accessibili tramite scale su entrambi i lati della struttura e con una rampa per l'accesso delle persone con mobilità ridotta. L'evento Festival na Dragom Kamenu si tiene da anni a Raka, Castelnuovo d'Arsa, la pittoresca località sulla costa orientale dell'Istria. Questo fine settimana è stata inaugurata la 13ª edizione con un concerto di Darko Rundek. Sabato scorso, con il concerto di Darko Rundek, è iniziato il 13° Festival na Dragom Kamenu a Castelnuovo d'Arsa. Nella splendida cornice del cortile Grubic, Rundek e il suo trio, composto da Igor Pavlica alla tromba e Miro Manojlovic alle percussioni, hanno appassionato il pubblico con il loro suono originale. Rundek ha visitato Castelnuovo d'Arsa per la prima volta e, come dice lui, gli è piaciuto subito. Inoltre, come ci ha rivelato, ha ancora molti spettacoli in programma quest'estate. Ho ancora una serie di concerti quest'estate. Suoniamo a Sarajevo per la chiusura del Festival del Cinema Giovanile. Poi ci sarà una pausa. Dopodiché saremo in Bosnia, a Visoko, poi a Ston e infine saremo in Slavonia. In generale ci sarà una serie di concerti in vari luoghi che ci aspettano. Darko Rundek, noto per la sua lunga carriera e l'approccio sperimentale alla musica, insieme ai membri del trio ha eseguito una selezione dei suoi brani più famosi. La straordinaria atmosfera è stata sicuramente merito anche del suono eccezionale fornito per l'occasione e per tutta la durata della manifestazione da Robert Kurtesci. All'inizio del concerto si è rivolta al pubblico anche la produttrice del festival. Vorrei solo ringraziare innanzitutto voi che venite al festival e insieme a noi vi divertite nei programmi che ogni anno prepariamo con grande piacere. Un grazie va ai nostri sponsor e partner, ai media che ci seguono e supportano con tanto entusiasmo. Da quest'anno abbiamo anche un nuovo membro nel nostro team, Diego Martincic, che filmerà l'intero festival con la sua videocamera. Così dopo il festival avremo anche una bella storia da raccontare. Il giorno dopo l'inaugurazione, nel cortile Grubic, Anton Persan ha tenuto una conferenza sul tema della ceramica a Castelnuovo d'Arsa, arricchita dalla prima proiezione del documentario La ricostruzione del forno di ceramica a Castelnuovo d'Arsa dal 1989 al 1990 di Igor Gallo. Il programma del festival continua il 26 luglio con una serata cinematografica e un film a sorpresa, mentre il 28 luglio seguirà il cabaret Chai e Život Vengo, ispirato alle poesie, ai servizi e alla prosa del leggendario Momčilo Popadić. Il programma completo del festival è disponibile sulla pagina Facebook del festival e si concluderà tradizionalmente con il concerto degli Atomsko Sklonište guidati da Bruno Langer, previsto per il 14 agosto. Manca poco al suo 18° anniversario, ma la sagra della minestra di grano turco ormai è già grande e affermata. Il nostro servizio ci porta in quel di Babici, dove gli attivisti della locale comunità degli italiani si sono rimboccati nuovamente le maniche per offrire al pubblico la più tipica delle bobiciade. Sì!
viva la festa dei comici! Bravi, grazie! Bravi visitatori, ma soprattutto bravi cuochi e cuoche. Alla sagra della minestra ai bobici di Babici però si può vedere molto di più. Si può vedere molto di più, dicevamo. Questa è una delle bande d'ottoni più longeve in regione. Sono gli amici da San Lorenzo del Pasenatico e stanno per festeggiare i 140 anni di attività. Si possono vedere le sempre gradite pannocchie preparate in acqua per la gioia di grandi e piccini. E a questa sagra non sono mai mancati nemmeno i motori. Gli old timer hanno fatto capolino, ad esempio, l'anno scorso. Inoltre non può mancare il dolce, se no che festa sarebbe. Ed ora che gli ingredienti ci sono proprio tutti, andiamo a sentire come si fa una buona minestra di bobici. Ecco, come che mi ha detto anche i miei vecchi, che vuole solo bilancio per fare una buona minestra. Non c'entra le materie prime erano sempre individuali del momento, quindi le erano raccolte, dipende, qualcuno aveva più fasioi, qualcuno aveva più patate, qualcuno aveva meno pomidori, era meno bobici, però era importante arrivare al punto di un bilancio di tutte le materie prime che era all'interno. È un anno che stiamo aspettando di partecipare a questa manifestazione. A dircelo sono le solerti attiviste della comunità degli italiani di Villanova del Quieto. Questa infatti è una vera gara della minestra. La qualità della minestra è molto buona, è tradizionale e si sono molto ben impegnati. C'è qualcuno che ha messo qualche ingrediente particolare? No, l'ingrediente particolare lo facciamo dopo, è una sorpresa. Ho detto che ci deve essere anche amore dentro. Amore sempre, la cucina è sempre un amore, se no non puoi, il risultato non c'è. Le brave attiviste della comunità degli italiani di Torre, cosa state mangiando? Bobici, solo bobici? Un'insalatina e niente? Come mai? Per i bobici, brave signore! Tanta buona voglia e volontà di andare avanti con questo bobiciale e con tutte le tradizioni. Quel che mette dentro non è tanto importante. Niente bobici allora. Ma pochi bobici, ma più c'è la buona volontà. A questa manifestazione la buona voglia è stata tanta, a partire dai più piccini che hanno intrattenuto il pubblico. Tutti nel loro piccolo si sono resi più che utili. È così che questa festa da sempre funziona. Funziona con tutti i nostri attivisti e con tutti i nostri, la nostra gente che ha aiutato a organizzare questa 17ª edizione del Festival dei Bobici. Quanti sono gli attivisti? Gli attivisti che lavorano sono una cinquantina. E invece ecco, di gruppi ne abbiamo 15 di gruppi che cucinano le minestre, tra associazioni, tra comunità e casalinghe, casalinghi. Brave ragazzi, brave e belle, color bobici, vero? Color bobici. Allora, qual è il vostro ruolo? Siamo le cassiere. Le cassiere, voi siete le più importanti allora, le cassiere. La miglior minestra di questa 17ª edizione è stata quella che bolliva nella pentola del complesso Nasha Sloga di Babici. I cuochi erano Daniel Kukets e Sandy Smilovic. Una festa coi fiocchi, una festa che tra l'altro sta per diventare maggiorenne, ma soprattutto una grande sinergia di intenti tra la comunità degli italiani di Babici, il municipio di Umago, la Proloco e le altre comunità degli italiani limitrofe. Ad aprire le danze, per così dire, sono state le majorette, o meglio le pluripremiate majorette della città di Umago. Non sono mancate le sezioni della comunità di casa, come il coro e i mini cantanti, e non sono mancate le sezioni delle comunità con sorelle. Nelle immagini il gruppo di ballo più giovane della Fulvio Tomizza di Umago, loro sono le Sweet Dream. Allora, le Sweet Dream sono un gruppo di 14 bambine dai 7 agli 8 anni e fanno parte della comunità degli italiani Fulvio Tomizza di Umago.
e sono le più piccoline delle nostre sessioni di danza. Ed è sulle immagini di questi attivisti e volontari che vi saluteremo, ricordando a tutti che in questa, come in tante altre comunità degli italiani, unione e tradizione stanno alla base di tanta attività e soprattutto di tanti attimi da ricordare, di appuntamenti da non perdere, ma in primo luogo di ricordi che rimangono. Cesare Pavese aveva ragione dicendo a suo tempo che non si ricordano i giorni, ma si ricordano solamente gli attimi. Ed è tutto, grazie dell'attenzione e buona serata.